Ciao, sono Michele Ressegatti, sono di Lugano e l'anno scorso ho avuto la possibilità di venire a fare la prima stagione come cabinista alle funivie di Airolo. Ho accettato al volo perché mi piace l'inverno, mi piace stare con la gente e devo dire che come prima esperienza è stata molto importante. Quest'anno in estate ho ripetuto la cosa, dunque faccio anche la stagione estiva. Fare cabinista non è solo schiacciare due pulsanti, ma ci sono una serie di lavori dietro, che diciamo i clienti non vedono. Cioè, abbiamo tutta una serie di controlli da fare, ovviamente prima di far funzionare per il pubblico le funivie. Dunque tutto quello che è la parte elettrica e la parte meccanica dobbiamo verificare che sia tutto a norma e tutto in ordine, per cui una volta controllato questo con il servizio, con il capo tecnico, allora lì abbiamo l'autorizzazione a far viaggiare le cabine per i clienti. Iniziamo presto, un'ora prima dell'apertura delle cabine. Facciamo la prova freni sia della sezione 1 che della sezione 2. Una volta fatto questo lavoro, diciamo che siamo pronti per viaggiare con i clienti. Dunque, se dovesse succedere qualcosa, che la cabina si ferma durante la sua tratta, il primo step è chiamare il nostro capo tecnico che verifica tutte le parti e tutto il funzionamento della cabina e poi sarà lui a dirci esattamente come procedere. Dunque abbiamo sia una formazione tecnica per aiutare i soccorritori nell'evacuazione delle persone, ma in primo luogo siamo noi che dobbiamo chiaramente mantenere la calma e cercare di far mantenere la calma e tranquillizzare i clienti. Voilà, questa è una regione stupenda dove c'è veramente tantissimo da fare, da camminare, passeggiate meravigliose. Abbiamo un ristorante La Stua dove si mangia molto bene con la nostra bar cuoca Martina Morelli che fa dei pranzetti e delle cene veramente ottime. Abbiamo il giovedì sera fino alla metà di agosto per fare una night session in mountain bike dove dalle 6 e un quarto alle 8 e un quarto siamo a vostra disposizione per farvi divertire. Tutti entusiasti, per cui vi aspettiamo volentieri ad Airolo e saremo felici di potervi accompagnare e farvi divertire il più possibile. Vi aspetto!